credo che sia necessario introdurre qualche elemento di analisi delle elezioni europee che in qualche modo rappresentano l'occasione per il nostro dibattito di questa sera. D'altro canto però oggi più che mai è vero che non si può parlare di Europa se non dal punto di vista della politica mondiale, per dirla molto rapidamente. Non si può parlare di Europa se non all'interno della congiuntura di guerra in cui stiamo vivendo. Ed è inutile dire che non si può parlare di Europa distogliendo gli occhi da Rafah, dimenticando quello che accade a Gaza, dimenticando quel grande movimento di solidarietà con la Palestina che a livello globale in questi mesi ha rappresentato un'allusione potente a quel nuovo internazionalismo di cui parlava poco fa Raul. Dunque, qualche elemento che a me sembra significativo rispetto alle elezioni europee, è inutile dire che io non sono un analista di flussi elettorali e quindi non di questo parlerò. È vero che la composizione del Parlamento europeo non appare radicalmente, drasticamente mutata dopo le elezioni, ma è altrettanto vero che c'è stata un'indubbia affermazione di una destra radicale in paesi che hanno una posizione indubbiamente fondamentale in Europa, l'Austria, ma soprattutto la Germania, la Francia. Questa affermazione della destra, badate bene, lo sappiamo tutti e tutte, non è qualcosa di sorprendente. Sta dentro un ciclo politico reazionario che si è aperto a livello globale almeno 10 anni fa e che in qualche modo rappresenta la modalità di gestione di quella grande cesura storica che è stata la crisi finanziaria del 2007-2008. Basti pensare a nomi come Modi, come Erdogan, come Trump, naturalmente, per riconoscere questa durata ormai lunga del ciclo politico reazionario. Ma certamente il fatto che la destra si affermi in modo sicuramente molto forte in paesi come la Germania e la Francia ci dice qualcosa in questa congiuntura di guerra. Determina un ulteriore irrigidimento di quella logica dei blocchi contro cui noi siamo quotidianamente impegnati a lottare. L'Europa come blocco. Facciamo attenzione perché questa non è necessariamente una prospettiva, così come si sta configurando, che corrisponda agli interessi delle élite capitalistiche europee. Il tipo di blocco che configura l'affermazione delle destre, in particolare in Germania e in Francia, può essere anche l'annuncio di una fase di ripiegamento dell'Europa, di ripiegamento su se stesso dell'Europa.
le voci allarmate di personaggi come Draghi, da questo punto di vista, sono significative e vanno, credo, prese seriamente. Ho parlato di Germania e Francia. Cerchiamo di leggere le elezioni europee in una prospettiva non meramente formale. Cerchiamo di guardare al significato che queste elezioni hanno dal punto di vista di quella che abbiamo spesso chiamato la Costituzione materiale dell'Unione Europea. Una Costituzione materiale che si è retta fin dall'inizio della integrazione negli anni 50 sull'asse franco-tedesco. Bene, io credo che sia importante riconoscere che l'asse franco-tedesco è entrato in crisi, in una crisi profonda, molto prima delle elezioni della scorsa settimana, quantomeno a partire dall'inizio della guerra in Ucraina, quando la rottura dei rapporti dal punto di vista prima di tutto delle forniture energetiche tra Germania e Russia, le pressioni americane perché la Germania, l'Europa nel suo complesso, rivedessero le relazioni con la Cina, hanno determinato una crisi dell'economia tedesca di cui oggi vediamo tutti gli effetti: stagnazione, recessione. Questo è il fondamento materiale della rottura dell'asse franco-tedesco che è stata in qualche modo certificata dalle elezioni europee. A questa rottura si sono agganciati una serie di processi che Giorgia Meloni è stata in grado di interpretare efficacemente, processi che vanno nel senso di una torsione confederale dell'assetto dell'Unione Europea, cioè molto semplicemente processi che vanno nel senso di una situazione in cui gli stati nazionali contano sempre di più, secondo un'interpretazione, diciamo, estensiva del principio di sussidiarietà. Ed è da questo punto di vista che poi si spiegano le preoccupazioni di personaggi come Draghi. È da questo punto di vista che le logiche di blocco in Europa in questo momento possono fare da schermo a un processo di decadenza dell'Europa, sempre più legata, sempre più subordinata a una politica statunitense la cui direzione dopo le elezioni di novembre è evidentemente imprevedibile. Un terzo ultimo punto. Le elezioni europee hanno determinato indubbiamente, dal punto di vista degli equilibri complessivi del Parlamento, un consolidamento di un centro popolare, diciamolo pure democristiano, sempre più legato al mondo della finanza. Friedrich Merz, il capo della CDU tedesca, il capo della Democrazia Cristiana tedesca, è un uomo di BlackRock. Un centro consolidato, sempre più legato al mondo della finanza e sotto pressione, lo vediamo quotidianamente dal punto di vista dei temi, prima di tutto, dei toni da parte dell'estrema destra. Credo che sia importante tenere presente però
che la pressione funziona nei due sensi. L'estrema destra, di cui conosciamo la composizione e anche le divisioni, esercita una pressione su questo centro legato alla finanza, ma questo centro esercita a sua volta una pressione sull'estrema destra. Lo vediamo in Francia con Bardella, il delfino di Le Pen, che in qualche modo, pur con molte evidenti difficoltà, comincia ad avvicinarsi a posizioni atlantiste che ricordano quelle di Meloni, per avere un'investitura, un riconoscimento da parte di quell'establishment europeo che si identifica con il centro di cui parlavo. E d'altro canto teniamo presente che oltre al Parlamento, oltre alla Commissione, oltre al Consiglio, in Europa esiste un'istituzione che si chiama Banca Centrale Europea, che ha degli strumenti potentissimi per determinare pressioni, per spingere verso l'allineamento anche di governi, eventualmente di forze che si presentano antisistema. Ecco, questa mi sembra, insomma, davvero in poche parole la situazione che abbiamo di fronte oggi a livello europeo. Magari nel secondo intervento proverò a dire qualcosa anche di più ottimistico dal punto di vista della nostra parte.